Amici di Player Inside, benvenuti alle uscite del mese. Stavolta siamo a settembre, quindi sono le uscite di ottobre. No, sono sempre le uscite di settembre, di settembre. 2017. Ragazzi, un mese molto interessante, almeno penso. Sì. Non ho ancora letto il fogliazzo che l'ho qui, visto io. Ed è composto da 90 pagine. Sei. Cominciamo subito con l'1 settembre, perché esatto. Di solito i mesi, allora, solo una volta, quindi sono rarissimi i casi in cui è successo, il mese è cominciato dal 31 o dal 30, stavolta, come ogni altro non mese, è mai successo. Comincia dall'1, non quindi è mai successo. L'1 settembre esce Warriors All Stars, ragazzi, esatto. Praticamente è un compendio di tutti i più grandi combattenti dei giochi di Koei Tecmo, Kasumi di Dead or Alive, Ryu Hayabusa Abusa di che? Ninja Gaiden, William di allora, Nioh, Gaiden, glielo dice tu. Sofì di Atelier Sofì, insomma tutti i vari giochi di Koei Tecmo, molto interessante o no? Atelier Sofì è quello di me contro te, Sofì di me contro te, no, lui, Atelier lui, Atelier Sofì, vabbè l'ho protratta più del dovuto, salutiamo me contro te e soprattutto so che la maggior parte di voi li adora. Allora, proseguiamo con Sunbringer per PC. PS4 e X1. Che cos'è Sunbringer? È un action RPG, attenzione. Esatto, è un action RPG indie, molto ispirato a Zelda. The Legend of Zelda, ricordiamo che Zelda è il maschio vestito di verde. Don't Knock Twice per PC, PS4, Xbox One, che è un horror in prima persona, come ce ne sono effettivamente a Yosa, cara Midna, giusto? Esatto. E effettivamente questo si va a innestare nella pletora di titoli simili già presenti su PC soprattutto. Uta Ware Rumono Mask of Truth, la maschera della verità per PlayStation 4, che è il seguito di Uta Ware Rumono Mask of Deception, che tutti conoscete benissimo. Sì, è un gioco di ruolo che però sostanzialmente è miscelato sapientemente con una visual novel. Sniper Ghost Warrior 3 Sabotage per PC, PS4, Xbox One, in cui vestiremo i panni di Robert North, che è il fratello di Jonathan North. Chi è Jonathan North? Il protagonista principale di Sniper Ghost Warrior. Passiamo al giorno 6, sì, con Knack o Knack 2. Allora, si dice Knack. Si dice Knack, lo so. Knack. Però in italiano si dice Knack, va allora, bene? Esatto. Knack 2 è il sequel di Knack, che è stato uno dei titoli di lancio di Metal Gear Solid 5 per PlayStation 4. Sì. Devo dire che io l'ho saltato a pie pari. Diciamoci la verità, non era niente di che. Mm-hmm. Un'uscita importantissima, sempre giorno 6, soprattutto per la maggior parte di voi, per Xbox One, PC e PS4, ovvero Destiny 2. Lo attendete Ammazza. In tantissimi. Noi ragazzi siamo un attimino, come dire, resti ad essere entusiasti nei confronti di Destiny 2, perché lo aspettiamo tanto. Sì, sì. Però allo stesso tempo crediamo di non avere il tempo per poterlo giocare in maniera tale che poi nei gameplay non ci insultiate a morte perché siamo scarsi. Se sei uno youtuber famoso, esatto, come facevamo noi, ci salvavano sempre. È vero, ringrazio ci tutti coloro che poi giocavano con me a Destiny. Grandi Raider Media, siete bravi. Mamma mia, che cani, bravi. Proseguiamo con Neurovoider o Neurovoider per Nintendo Switch, che è uno sparatutto gioco di ruolo che praticamente utilizza la doppia leva analogica. E poi Tyranny Bastards Und, cioè praticamente le lacerazioni del bastardo, che sto traducendo io molto così, che è un'espansione del gioco di ruolo di Obsidian, appunto Tyranny. Il trascurabilissimo Double Dragon 4 per Nintendo Switch, lo abbiamo giocato già sul PC e onestamente fa abbastanza defecare, così come Lego Worlds, sempre per Nintendo Switch, ma siamo già passati a giorno 8 e sempre giorno 8 chiudiamo con Tohoku Buto 5 Burst Battle per PS4, PS Vita e Switch, uno sparatutto sostanzialmente di quelli in stile giapponese che escono ancora per PS Vita, insomma ce ne sono giochi che escono per PS Vita, ma sempre per portatile Monster Hunter Stories per attenzione. 3DS. Allora in pratica e è 2DS. Un gioco che vi permette di fare le Instagram Stories mentre cacciate i vostri mostri in Monster Hunter. Ok, puoi andare, cioè, Midna, adesso adesso oltre che la presenza femminile nel canale è pure simpatica. Sto scherzo. Cioè, allora, tu fai battutacce dalla mattina alla sera. Io dico una cosa e sono simpatica. No, vuoi fare la simpatica quando tu non ne avresti bisogno avendo già le tette, no, e tutte queste cose che aiutano le femmine. Che senti, schifo. Io non parliamo di questo. Comunque, grazie. Monster Hunter Stories per tutti gli appassionati di Monster Hunter. Viva le femmine. Basta. Cioè, non ci fossero le femmine, no? Signore, non ci sarebbe l'uomo. Ma immagina che un cularella totale che sarebbe. Giorno
giorno 12 Rayman Legends Definitive Edition. Sì, per Switch però, perché esatto, non è ancora uscito per Switch. La morte sua, esatto, tutti i platform sono, diciamo, la morte loro su Switch. Ragazzi, per me tutti i giochi, non è questione di essere nintendari, è questione che io adoro la portatività. Ma comunque vogliamo fare una cosa? Che fino a ora siamo stati suonari, no? Per sì, siamo stati, siamo notoriamente. Adesso stiamo per diventare più nintendari e l'anno prossimo facciamo che... facciamo più boxari. Dai, facciamo tipo che ci compriamo due Scorpio. Col cazzo. X-War 2 War of the Chosen uscirà anche per Xbox One e PS4 dopo essere uscito il 29 agosto, mi pare, su PC. Quindi una precedenza, un'esclusiva temporanea di qualche giorno su PC. E poi Bloody Zombies per PC, PS4, Xbox One, un altro action game multiplayer in co-op. Sium Speedrunners from Hell per PC, PS4, Xbox One, che è un platform in prima persona. Giorno 13 The Land of Pain, la terra del dolore. Passiamo al giorno 14 con Divinity Original Sin 2, che è nuovo capitolo della serie Divinity. Continuiamo con Baja o Baja, non so, Edge of Control HD per PS4, Xbox One e PC, che è la remastered. Cars 3 in gara per la vittoria, è eccezionale, basato sul film ovviamente Cars 3. Pro Evolution Soccer, ragazzi, 2018, sì. PES 2018, finalmente attesissimo. Attesissimo da chi? Da me no, per esempio. Da questo stronzo che passa con la... ma vai a giocare a Pro Evolution Soccer, maledetto, perché che insulto è? Cioè, no, tipo vai a morire. Comunque ragazzi, Pro Evolution Soccer 2018 quest'anno, effettivamente noi dalla beta che abbiamo potuto provare, purtroppo rimane ancora, permane quella sensazione di sciolina sotto i piedi, come se fossero su una cima innevata quasi, no? A fare da competizione, sì, uno slalom. Però effettivamente il tutto è reso un po' meglio. Andiamo a giorno 15 con Is 8, Lacrimosa of Dana, PS Vita, PS4 e PC. Lacrimosa. Lacrimosa, che è praticamente un gioco intero, anzi 8 capitoli, addirittura dedicati a una ghiandola che c'è negli occhi, insomma. Che... ragazzi, io non ce la faccio più, salvatemi, vi prego. VRC7, il nuovo episodio della serie di corse di Big Ben Interactive, basata sulle corse di rally ovviamente. E poi Dishonored, la morte dell'esterno, per PC, PS4 e Xbox One. Quindi, sempre giorno 15, Metroid Samus Returns per 3DS e The Solus Project per PS4. Giorno 19, Echo per PC, PS4 e Xbox One, che sarebbe sostanzialmente un action adventure con l'Unreal Engine 4. Marvel vs Capcom Infinite per PC, PS4 e Xbox One. Ovviamente conosciamo tutti la serie Marvel vs Capcom, che ha avuto un successo pazzesco in tutto il globo. Sì, a me interessa molto, è un picchiaduro ovviamente, che però non è proibitivo per i neofiti, perché insomma anche le pippone possono giocarci. Altro gioco sportivo attesissimo, NBA 2K18. La cosa bella è che esce anche questo per Switch. Ma proseguiamo con Hex Card Clash, che è praticamente la versione per console del gioco di carte free to play già uscito per PC, Hex Shards of Fate. E perché non tenere lo stesso titolo? Giorno 21, oltre a Dragon Ball Xenoverse 2 per Nintendo Switch, quindi vediamo come per Switch anche si ripropongano titoli che sono già usciti per altre piattaforme. Esatto. E che non mancano di uscire per Switch. Un grande successo come Dragon Ball Xenoverse 2, seppur in ritardo. Ecco, e poi esce soprattutto, ragazzi, per me e per il nostro amico nonché parente Caramello. Mio fratello è parente, mio fratello. Esatto. Project Cars 2. Esatto, che non ha nulla a che vedere con Cars 3, il film. No. Esatto. Project Cars 2, ragazzi, è anzi proprio l'opposto, cioè. Giorno 22, Raiders of the Broken Planet Prologue per PC, PS4 e Xbox One, che è un action di Mercury Steam. Su PC arriva Tempest, un action RPG basato sui pirati. Mamma mia, lo direi, ma basato sui pirati. Sì. In siciliano pirati significa pedate, calci. Quindi basato sui pirati, cioè. Allora, sui pirati, va bene, quelli che vanno all'arrembaggio, non sulle pedate, ok? Pensavo quelli che scaricano, chiedo le cose scusa illegali. A tutti quelli del nord che non stanno capendo la cosa, scusa. Mi immagino quelli del nord in questo momento devono... Chiedo scusa e passiamo all'uscita successiva molto interessante. Serran Kagura Peach Beach Splash finalmente arriva, ragazzi, e potremmo dedicarci dei video. Attenzione ragazzi, perché aspettavamo questo momento da una vita. It's been a lifetime since I was waiting for Tu aspettavi questo momento.
Continuiamo con un titolo attesissimo per Switch ed è appunto la punta di diamante per Switch di questo mese di settembre. Avevi evitato appunto la punta. Comunque. Appunto la punta, cioè Pokken Tournament Pokken X. Mare, guarda, quelle sono delle Pokken. Incita alla violenza tra animali, quindi figuriamoci in cui siete voi un animale e dovete, mamma mia, che schifo. Ragazzi, queste cose dovrebbero essere vietate. Obiettivamente. Sta scherzando, ti prego, dillo che stai scherzando. Lasciate like se avete capito che sto scherzando, perché veramente ci vuole la, i sottotitoli della pagina 777 di Media Video. Televideo. Del Televideo. Guild Wars 2 Path of Fire per PC, che è la seconda espansione di Guild Wars 2. Ma come? Sai quando pensi, ma che espansione? Io pensavo fosse uscito Guild Wars 10. Basta, Guild Wars 2. E poi Pokémon Oro e Pokémon Argento per 3DS. Ritorna Riders of the Broken Planet, che dopo il prologue esce pochi giorni dopo con Alien Myths per PC, Xbox One e PS4, che è praticamente la prima campagna standalone per Riders of the Broken Planet. Hob per PC e PS4, che è un'avventura sviluppata da Runic Games, cioè in sostanza gli autori di Torchlight. Yeah, yeah, yeah. Lo sapevo. E poi Runer, che significa rovinatore. Fallout 4 Game of the Year Edition per PC, PS4, Xbox One. Non ci soffermiamo molto su questo, lo sapete che cos'è, è Fallout 4 più tutte le varie espansioni che sono uscite fino a Dora. A Dora, che poi io vorrei dire una cosa. Sì. No, Dora l'esploratrice. Ci stava. Comunque Fallout 4 non è piaciuto tanto, sì, perché è Fallout, però secondo me non è Game of the Year. Vabbè, ma Game of the Year Edition, pure coso, Two Worlds ce l'aveva. Worlds Game of the Year, ma the Game of the Year, the game. In Germania ha fatto Game of the Year. Cioè, potevano fare meglio, ecco, secondo le premesse. È un secondo avanti. Me sì, anche perché l'arroganza di Todd Howard, se ci stai sentendo, Todd. Todd, ti vogliamo bene, però tu non puoi salire sul palco e dire faremo il miglior gioco mai creato. Esatto, però se ci stai sentendo, Todd, rimangiamo tutto tranquillamente. Gundam vs PS4, che non è versus PS4, è Gundam vs Total War. Warhammer 2, l'ennesima espansione, oppure quello che è, per PC. E poi giorno 29, Danganronpa, rompa tutto per V3, Killing Harmony per PS4 e PS Vita, Blue Reflection per PS4, PS Vita e PC, FIFA 18 per PC, PS4, Xbox One, Switch, PS3 e 360. Cioè, ragazzi, ancora PS3 360. Allora, noi prenderemo sia la versione OPC o sì, PS4 Xbox One, insomma, sì, sia la versione Switch, perché esatto, sono diverse comunque. Esatto. Ragazzi, aspettatevi una recensione su questo canale. One Piece Unlimited World Red Deluxe Edition per Switch. Yo-Kai Watch 2 Psycho Spettri. Attenzione, Psycho Spettri. Per 3DS è praticamente una versione omnicomprensiva che comprende anche missioni in più, se non sbaglio 12, insomma. Mi fa ridere la parola psicospettri, è una versione ricca. Ma chiudiamo, ragazzi, tutto, e quindi qui possiamo buttare i plurimi fogliazzi, anche fogli che non c'entrano niente. Qua c'è il copione di Death Note, la recensione che ho fatto io l'altro giorno. Uncharted. A recuperare. E li buttiamo simbolicamente, perché a me scoccia recuperarli. Oh, li ho buttati a terra. Tutto, madonna mia, guardate che casino che c'è. Che finisce il mese, perché era un pronome relativo usato improperamente, comunque finisce il mese con Cuphead, ovvero testa di coppa. Ragazzi, tazza, allora vi avviso, testa di tazzo. Vi avviso subito, sì, noi abbiamo intenzione, Cuphead esce per Xbox One in esclusiva, sì, e noi abbiamo intenzione di fare su PC la serie per Xbox One e PC. Abbiamo intenzione di fare la serie su Player Inside 2, quindi oh, dateci supporto, ve li stiamo avvisando già ora, preparatevi psicologicamente. Ci siamo prenotati noi, quindi se la facciamo noi non la può fare nessun altro mondo, perché sennò, ragazzi, bagianate, scatta la denuncia. Bagianate la può fare chiunque, però noi vi stiamo avvisando che abbiamo intenzione di portarlo perché ci è piaciuto dal primo momento. Scriveteci voi che cosa acquisterete computer questo mese. Mi raccomando, scrivetecelo nei commenti. Se non comprerete nulla, scrivete il solito hashtag, ovvero una manghiazza. Esatto. Diciamo sfumato, così magari. Perché magari YouTube non si arrabbia. Vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima. Ciao.